queste persone non erano nella condizione di essere salvate da qualcuno che non ha voluto salvarle, come purtroppo mi pare qualcuno voglia raccontare. Ora io mi chiedo se in questa nazione ci sia davvero qualcuno che in coscienza ritiene che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone, tra cui qualche bambino. Non è arrivato alle nostre autorità nessuna, diciamo così, comunicazione di emergenza da Frontex. Noi non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il naufragio. La rotta non è coperta dalle organizzazioni non governative e quindi nulla con questa vicenda hanno a che fare i provvedimenti del governo sulle organizzazioni non governative. Io ho valutato qualcosa di più già da qualche giorno, per la verità, e cioè di celebrare il prossimo Consiglio dei Ministri a Cutro sul tema dell'immigrazione, perché vede, io penso che il modo migliore per onorare quelle vittime sia impedire che accada ancora. Anche qui ho sentito dire: la Meloni tace su questa materia. Io sono intervenuta, ho risposto alle interviste, ho scritto una lettera al Consiglio europeo, alla Commissione europea, insomma mi pare che non si possa dire che come tutti non ho fatto del mio meglio per fare il mio lavoro, come è giusto e normale che sia.